Yes! Wow! 12 anni fa. Ero a Nova Gorica, mi trovo forse per la prima volta in un casinò. Dopo un paio di ore proprio mi resi conto che a me giocare d'azzardo non piaceva, quindi i miei amici, i miei compagni continuavano a giocare e io iniziai a girare per il casinò. Uno dei dealer del poker del Texas Hold'em mi chiese se sapevo giocare o se volevo quantomeno provarci. Gli dissi di no, che non ero interessato. E lui, insomma, insistette, provò a convincermi che il poker era un gioco di abilità e non un gioco d'azzardo. Decisi di sedermi a questo tavolo di Texas Hold'em. E poi da là fu amore a prima vista. La mia famiglia, ma anch'io, abbiamo sempre gestito dei locali notturni. A 19-20 anni avevo il mio locale dove dovevo pagare l'affitto dei muri, dovevo pagare i PR, i dipendenti. E dopo un paio d'anni che gestivo questa mia attività, questo mio locale, mi resi conto che nei 3 mesi in cui provai ad avere un approccio un pochino più professionale al gioco, il rischio di impresa, o quantomeno l'investimento, il rischio sull'investimento che avrei dovuto fare per aprire un locale notturno era sicuramente inferiore, quindi proprio anche da un punto di vista puramente imprenditoriale mi resi conto che rischiavo meno a giocare a poker. E tutto sommato i concetti non sono poi così distanti, perché per esempio un locale notturno può lavorare o fare vuoto a seconda, per esempio, se c'è nebbia o se c'è un brutto tempo. Quindi, diciamo, l'aspetto aleatorio che c'è nel poker c'è sicuramente anche nell'attività commerciale. E per assurdo, forse con le mie capacità, sono più in grado di gestire quella aleatorietà che c'è nel mondo del poker piuttosto che nella gestione di un locale notturno. Io sicuramente mi reputo un giocatore costruito, io non è che nasco con le carte in mano. Sono un giocatore che si è documentato, sono un giocatore che ha studiato, quindi sicuramente il background scientifico che mi sento di avere mi ha aiutato. Poi ci sono altri giocatori, anche ottimi giocatori, anche sicuramente migliori di me, che magari hanno la capacità di riuscire a capire cosa ha un nostro avversario semplicemente dal battito degli occhi. Texas Hold'em nasce negli Stati Uniti circa 30-40 anni fa. La vera esplosione negli Stati Uniti c'è stata, mi sembra, intorno al 2001, quando Chris Moneymaker arrivò a Las Vegas per la prima volta, fece il suo torneo dal vivo per la prima volta. Ma l'industria del poker non esplose solo perché Chris Moneymaker, lo sconosciuto, riuscì a coronare quello che è il sogno americano. Ma fu una circostanza particolare, perché ci fu la coincidenza di questa sua finale con lo sciopero della NHL, cioè la federazione di hockey su ghiaccio in America, che era il quarto sport più visto negli Stati Uniti. E quindi ESPN a quel tempo non sapeva cosa mandare in onda e decisero di dare più visibilità a questo giochino. E poi sappiamo ovviamente che la televisione fa la differenza. Io l'ho vissuta proprio sulla mia pelle. Quando facevo il professionista, ma in Italia nessuno sapeva cos'era il Texas Hold'em, provai un paio di volte a dire ai miei vicini di casa che giocavo a poker. Mi guardavano come quasi un delinquente. Allora là capii che dovevo dire una mezza bugia, quindi iniziai a dire che ero un agente di viaggio. No? E esplode il Texas Hold'em in televisione, conduco la trasmissione sul poker su Italia 1 e improvvisamente sono diventato una persona che firma gli autografi. Il gioco d'azzardo in Italia è sempre stato visto come qualcosa di negativo. E onestamente io, che ho speso tantissimo tempo a Las Vegas e nei principali casinò europei, questo lo capisco e in un certo senso lo condivido anche. Quello onestamente che non condivido è magari l'ipocrisia. Se lo Stato riesce a guadagnare dall'industria del poker, allora il poker è un gioco di abilità ed è una cosa che tutti quanti vorrebbero fare. Se invece lo Stato non riesce ad allungare le mani e a gestirlo come vorrebbe, allora è etichettato come gioco d'azzardo. Non è un caso che non si parli di gioco d'azzardo per quanto riguarda il gratta e vinci. È gioco d'azzardo il gratta e vinci. Come non si dice che sia gioco d'azzardo il Superenalotto. Il Superenalotto è gioco d'azzardo.